Cara nonna, la mamma mi ha detto che per un po' di tempo non ci potremo vedere. Mi ha spiegato che, se non facciamo tutti dei sacrifici, il problema che c'è in giro peggiorerà. Avrei voluto telefonarti, ma ho pensato che se senti la mia voce ti sentiresti un po' triste e ti verrebbe voglia di chiamarmi, ma non si può. Quindi ho deciso di scriverti, come mi ha detto di fare mamma. Si è ricordata che, quando da giovane lavoravo a Milano, ti mandavo sempre delle lettere. Quindi non sarà troppo difficile abituarti. Mi aspettavo che non andare a scuola senza stare male sarebbe stato più divertente. Invece non è proprio così. Beh, almeno adesso la sera la passo con mamma e papà. Non devo andare a dormire presto. Poi ho convinto papà a giocare alla play con me, ma, come immaginavo, non ha molto talento. Ti volevo raccontare due cose strane che mi sono capitate. La prima è successa l'altro ieri. Mentre giocavo con papà alla play, una ragazza ha iniziato a cantare fortissimo da fuori. Quando ci siamo affacciati, ho visto che tutti dalle altre finestre la guardavano come noi. Alcuni cantavano con lei. Era salita sul balcone e cantava con il microfono in mano. Sembrava arrabbiata per come cantava. Comunque poi quasi cadeva di sotto, ma per fortuna un signore è uscito e l'ha tirata giù. Papà mi ha detto che la ragazza cercava solo di attirare l'attenzione di qualcuno, forse di qualcuno del suo palazzo. Io ho pensato che era così strano. Non poteva solo andare da quella persona. La seconda cosa che ho visto è successa stamattina. Dopo che la mamma era andata a fare la spesa, era uscita con una mascherina tipo quelle che mette papà al lavoro. Sono andato a vedere la TV in camera sua. Ho visto tante persone con la sua stessa mascherina e facevano tutti un po' paura. Ma poi c'erano quelli buffi, quelli che non avevano una mascherina, ma qualcos'altro per coprirsi. Una signora aveva una busta di plastica. È tutto così strano. Tu come stai? Aspetto la tua lettera. Un abbraccio fortissimo. Cara nonna, in che senso non puoi più fare le torte? Sono sicura che anche senza di me ti verranno buonissime. Potresti fare una crostata e poi dai un pezzo a mamma, così me lo porta e ti dico com'è venuta. Venerdì mamma mi ha aiutato a fare una torta per il mio compleanno. Ho scelto di farla di mele questa volta, per cambiare, anche se devo dire che non mi è piaciuta molto. Forse le mele erano cattive, o era l'impasto di mamma, non lo so. Comunque lei gli ho detto che era buonissima. Sempre venerdì abbiamo fatto una videochiamata con tutti gli zii e i cugini. Zia Lina ha promesso di regalarmi un videogioco che a mamma non piace molto. Dice che è un po' troppo violento per me. Ok, ma tanto è tutto finto. Puoi dire a zia di comprarmelo lo stesso? Ti prego. L'altra volta ho accompagnato mamma a fare la spesa. Con lei ci siamo divertiti ad immaginare che dolci volevano cucinare le persone in fila. C'era un signore altissimo e gigantesco. Ho detto che secondo me lui avrebbe fatto una di quelle torte al cioccolato a 20 strati che avevamo trovato insieme su internet. Ho visto poi una signora anziana che da lontano mi ricordava te. Forse anche lei avrebbe fatto una torta al latte che ti piace tanto. Stare solo con mamma però sta diventando un po' noioso. Da quando papà è andato a stare nell'altra casa, i giorni sono così così. Lui mi ha spiegato che non starà lì per molto, ma almeno non crea problemi a noi. Comunque lo sento al telefono. Mi dice che vede un sacco di gente che ha questa malattia che c'è in giro. Lui ha aiutato a curarne già un po', ma altri hanno ancora bisogno di lui. Ci chiamiamo spesso. Nonna, ti volevo chiedere una cosa. Visto che mamma ha detto che non ci possiamo vedere neanche per Pasqua, volevo sapere se almeno ci potevamo chiamare, come faccio già con papà. Che ne dici? Ancora non l'ho detto, mamma, ma se per te va bene, credo che dirà di sì. Giuro che sarà solo per quella volta. Aspetto la tua lettera. Un abbraccio fortissimo. Cara nonna, intanto ti volevo ringraziare per il vestito da chef che mi hai regalato. Sì, è un po' grande, ma l'anno prossimo mi starà bene, dice mamma. Comunque non capisco perché non possiamo sentirci al telefono neanche per Pasqua. Potresti spiegarmelo? Dopo che ti ho mandato la lettera l'altra settimana, papà è tornato a casa. Era tutto coperto che sembrava stavo morendo di freddo. Ha detto che era meglio se non ci abbracciavamo e sembrava un po' triste. Ma la cosa più brutta è che poi se n'è dovuto andare via di nuovo. Pensavo che ormai era tutto finito. C'è un'altra cosa che ti volevo dire, nonna, anche se preferivo di no.
Mamma stamattina è andata a fare la spesa. Io sono entrata nella sua stanza per cercare il videogioco che mi aveva regalato zia Lina. Mamma me l'aveva preso dopo pochissimo che ci giocavo. In uno dei cassetti, però, ho trovato le mie lettere. Io ti voglio molto bene, nonna, lo sai. Ma perché hai ridato le lettere alla mamma? So che dovrei venirti a trovare anche se mamma non vuole, ma non ce la faccio. Quando ieri mamma era uscita, dopo che ho trovato le mie lettere, ho deciso di venire da te. Ero uscita per strada, ma poi ho pensato che forse non mi volevi aprire la porta. Non so perché l'ho pensato. Se vuoi io vengo, giuro. Basta che me lo scrivi qui, non lo diciamo alla mamma. Intanto ti rimando le altre lettere con questa. Per favore, tienile, altrimenti come so se mi pensi ancora? Aspetto la tua lettera. Un abbraccio. Mio caro Domenico, la settimana scorsa, quando la mamma è passata a portarmi la spesa, avrebbe dovuto prendersi delle bollette da pagare per conto mio. Ma, per sbaglio, si è portata via le tue lettere. Tengo tutto insieme nel centro tavola. L'ho anche sgridata quando me le ha riportate. E questo spiega l'errore. Nulla mi renderebbe più felice di sentire la tua voce. Ma la Pasqua è troppo vicina. Vedi, tesoro, ho avuto la febbre ultimamente e sono ancora convalescente. Non sarei di molta compagnia al telefono. A ogni modo, sta tranquillo. Ho una buona notizia per noi. Stamattina ho parlato con la mamma e abbiamo deciso che potrai venirmi a trovare tra 2 settimane. Purtroppo, già ti dico che quando ci vedremo andrà come durante il tuo incontro con papà. Non ci potremo stringere, ma almeno mi potrai raccontare tutto quello che non mi hai scritto nelle tue lettere. Dovremo aspettare l'estate per scambiarci gli abbracci che non ci siamo dati. Un bacione. La tua nonna.